Buongiorno fratelli rossoneri, buongiorno campioni d'Italia, buona giornata a tutti, buon giovedì a tutti. Ieri abbiamo parlato proprio di Ibra e della tegola che gli è venuta addosso, che lo costringerà a stare fuori 7-8 mesi. E io tratto le mie logiche conseguenze di come potrebbe essere il futuro, almeno immediato, per il prossimo e credo l'ultimo anno, e che potrebbe essere quello più intelligente e quello più logico. Ma prima di cominciare vi ricordo ovviamente che noi da oggi siamo partner ufficiali di OneFootball. OneFootball cos'è? È un'applicazione gratuita che trovate qua sotto in descrizione, potete scaricarla appunto gratuitamente, dove si parla di calcio, calciomercato, si può assolutamente personalizzare con la vostra squadra del cuore, quindi la nostra, il Milan, e con anche la nazionale. Facilissima, intuitiva, un'app veramente interessante e soprattutto completa. Bene, detto ciò, parlavamo di Ibra. Ibrahimovic dove sta fuori 7-8 mesi, e io cosa ho detto ieri? Ho detto, vabbè ragazzi, la cosa più logica sarebbe dargli comunque il pagarlo a gettone di presenza, mi sembra la cosa più ovvia. Scusate la galleria, ma purtroppo sono in viaggio e ci sono anche le gallerie, esistono anche le gallerie. Dicevamo appunto che Ibra, la cosa più logica è che sia pagato a gettone di presenza, e infatti il tantam mediatico questa mattina su tutte le testate è stato proprio quello relativo al fatto che Ibra potrebbe o sarà pagato a gettone di presenza. Beh, è ovvio ragazzi, è normale che sia così, perché comunque io credo che la società abbia trovato la soluzione, trovi la soluzione più giusta in questa formula. Poi ovviamente gli legherà anche alla presenza, al gettone di presenza, anche eventuali bonus. Diceva stamattina, parlava un famoso ortopedico e diceva una frase che mi ha fatto pensare, ma credo anche a tutti voi. Diceva proprio che un giocatore, se fa un'operazione del genere, non la fa certo per smettere. Dak è proprio perché Ibra ha intenzione di continuare, ma Ibra vuole continuare un altro anno perché crede in altri obiettivi, o crede negli attuali obiettivi che si possono concretizzare nuovamente o ancora di più. Punto, mi fermo qua. Perché poi sognare è lecito, possiamo farlo tutti, però manteniamo i piedi per terra. Detto ciò, quindi Ibra ha intenzione di giocare ancora, rimarrà un altro anno, giocherà probabilmente con gettone a presenza, e questa è la cosa più ovvia, più logica e più rispettosa anche nei confronti di un club a cui hai dato tanto, ma che ti ha dato anche tanto, parliamoci chiaro. Ha dato tanto, ma ha avuto anche tanto al Milan, a parte l'affetto ai tifosi, la riconoscenza e anche la fiducia da parte della dirigenza. Quindi torniamo noi nel discorso calciomercato, perché ormai ragazzi il campionato è finito, punto. Di cosa dobbiamo parlare? Si parlerà ormai di calciomercato e di società fin quando alla fine non ci sarà questo benedetto closing o passaggio societario. Quindi stanno facendo 200.000 nomi ragazzi, già da un po' che si fanno, ma in questo momento si stanno intensificando come è normale che sia. Ma uno spicca su tutti, e ne abbiamo già parlato tanto tempo fa noi, qualche mese fa. Parliamo del centrocampista del Bruges, e di chi esattamente? Di De Ketteler, che sembra un po' milanese, no? De Ketteler, ma è un centrocampista fantastico, fenomenale, velocità, tecnica, visione di gioco. 21 anni soprattutto, giocatore molto molto giovane, 21 anni, e per il quale Massara va veramente pazzo. Massara stravede per De Ketteler, e proprio per questo il famoso Ibrahim Ba, che molti o pochi di voi ricorderanno, è diventato appunto l'osservatore del Milan, là è andato ad osservarlo diverse volte e ha fatto sempre solo report positivi. Veniamo a noi ora, qual è il discorso? Il discorso cartellino. Perché se guardate Transfer Market, De Ketteler costa 30, vale 30 milioni. In realtà Transfer Market è un prezzo, fa un prezzo generale, ho capito, non esattamente realistico, parlano di valore assoluto, ma quello che vuole il Bruges sono esattamente 40 bruscolini. 40 bruscolini che non sono pochi, ragazzi, però se tenete conto che il Milan puntava anche Berardi, che comunque per il quale Sassuolo vuole 40 milioni, e non parlo di Scamacca perché ne vuole altrettanti 40. Ovviamente sappiamo che la filosofia rossonera degli ultimi anni è quella di andare su giovani, promettenti, talentuosi e futuribili, e non è solo l'ideologia dell'attuale proprietà, ma è anche l'ideologia della futura proprietà, perché bene sì, perché
Redbird pare, mettiamo le mani davanti, che a questo punto si stia insediando sempre più prepotentemente, perché pare che alla fine parlano addirittura di un accordo siglato ad ore. Secondo me ci vorrà ancora qualche giorno, però magari potrebbe essere realmente a ore. Quindi tutto questo movimento di mercato, soprattutto per pezzi importanti e pregiati, si risolverà e avrà un'accelerata chiaramente dopo l'annuncio e l'insediamento della nuova società. Però possiamo confermare che Massara è forte sul giocatore, ha già avuto comunque diversi contatti in Belgio con il suo procuratore. Pare che abbiano già raggiunto un accordo di massima sullo stipendio eventuale del giocatore, ma resta poi da chiudere il nodo riconoscimento monetario alla società Bruges. Quindi queste sono anche le news di oggi, solo per adesso, e per adesso io vi saluto, vi auguro buona giornata, sempre Forza Milan, ci sentiamo più tardi e addio!